Parere contrario, lo vuole votato? Sì, dichiaro aperta la votazione. Matarrelli, il parere è contrario. Allora, tutti hanno votato? Sì, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 49, contrari 252, la Camera respinge. Poi c'è il Marzano con parere favorevole, quindi va bene così e con gli ordini del giorno abbiamo finito. Allora, a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto finale, quindi ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Pia Locatelli. Prego, deputata. Grazie signora Presidente. Il dibattito che ha accompagnato questo provvedimento conferma la delicatezza del tema e la difficoltà a definire il confine tra libertà di opinione e pericolo di diffusione della propaganda, dell'istigazione all'odio e alla discriminazione. È confine labile, a volte indefinibile. Con questo provvedimento noi decidiamo di definirlo questo confine e decidiamo di mandare in prigione fino a 6 anni chi questo confine oltrepassa. È vero, nelle intenzioni noi non stiamo introducendo un reato di opinione. Il reato sussiste solo nel caso in cui vi sia il concreto pericolo di diffusione, ma è pericolo che va accertato dal giudice non essendo sufficiente la pubblicità dell'espressione del pensiero. Sappiamo che questa iniziativa legislativa nasce dalla preoccupazione per il ripresentarsi di fenomeni di antisemitismo, razzismo, xenofobia, preoccupazioni che condividiamo. Negare la Shoah, così come negare altri genocidi o crimini di guerra, è senza dubbio un fatto gravissimo da condannare. Riteniamo però che queste manifestazioni vadano ostacolate, contrastate, più che con il codice penale, attraverso l'educazione civica, l'educazione al rispetto delle diversità, la memoria, la cultura, nelle aule scolastiche. Invece, questo provvedimento prevede che la pena della detenzione da 2 a 6 anni si applichi se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento, sono commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione. Ma come si può valutare il pericolo di diffusione? Rischiamo una indefinitezza della norma che lascia un'ampia discrezionalità di interpretazione dei giudici, ma è proprio il caso di produrre norme della cui interpretazione si può ricavare tutto e il contrario di tutto? Nella migliore delle ipotesi questa legge rischia di essere inutile, nella peggiore può essere dannosa, perché quando si rischia di punire con il carcere l'espressione di un pensiero, anche il più aberrante, il confine tra prevenzione e censura, o ancor peggio, tra democrazia e dittatura diviene labile, pericolosamente labile. Per questa ragione la componente socialista si asterrà su questo provvedimento. Grazie. La ringrazio, deputata Locatelli. Adesso è iscritto a parlare il deputato Mottola. Prego, ne ha facoltà. Gentile signora Presidente, onorevoli colleghi, l'esame della proposta di legge approvata dal Senato introduce nell'ordinamento il reato che punisce il negazionismo ed inoltre è diretta a delimitare le ipotesi delittuose legate all'istigazione a commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici o religiosi. Vorremmo attirare l'attenzione sul fatto che il provvedimento è stato approvato dal Senato dopo una complessa trattazione in cui sono state elaborate diverse stesure del progetto. Rispetto al primo testo della Commissione Giustizia, che introduceva nell'articolo 414 del Codice Penale, istigazione a delinquere, un autonomo reato di negazionismo, la nuova formulazione è intesa ovviare sia alle perplessità e criticità emerse nel corso del dibattito sul rischio di introdurre un mero reato di opinione, sia alla necessità di elaborare un testo in grado di contemperare le esigenze poste dai fondi internazionali ed europei in materia di contrasto del negazionismo con quelle della tutela della libertà di espressione e di pensiero di cui l'articolo 21.
121 della Costituzione. Il negazionismo è attualmente punito espressamente in molti paesi europei e l'Italia da questo punto di vista deve fare la sua parte all'interno del contesto comunitario e non può sottrarsi in nessun modo dall'approvare una norma che sia anche rispettosa dei principi dettati in ambito internazionale. Oltre alla Carta delle Nazioni Unite del 1945 ci si riferisce ad esempio alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, alla Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966. La punizione del negazionismo a titolo di aggravante del reato presunto, come emerge chiaramente dai lavori parlamentari, è mirata ad evitare l'introduzione di un reato di opinione suscettibile di confliggere con il diritto di manifestazione del pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione. Del reato, il comma 2 dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo dispone che l'esercizio della libertà di espressione possa essere sottoposto alla formalità di condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, pur non prevedendo espressamente tra le varie fattispecie il reato di negazionismo. Riconoscendo l'unicità della Shoah, non possiamo non ricordare che il XX secolo ha conosciuto altri stermini di massa, molti dei quali hanno ricevuto un negazionismo a priori, non avendo ottenuto la dovuta attenzione da parte della comunità internazionale, né dalla storiografia e dell'opinione pubblica per ragioni politiche e geopolitiche. Circa 1,5 milioni di armeni tra il 1915 e il 1923 all'opera dell'impero ottomano, circa 7 milioni di contadini ucraini tra il 1932 ed il 1933 ad opera del regime stalinista, 1,8 milioni cambogiani tra il 1965 e il 1979 per mano di Pol Pot, 1 milione di cittadini tutsi nel 1994 da parte dell'etnia rivale Hutu e 120.000 bosniaci tra il 92 e il 95 per ordine dell'esercito serbo. Ai milioni di vittime di tutti i genocidi del XX secolo rivolgiamo il nostro commosso pensiero. E prevedere sanzioni penali per chi nega questi tragici eventi è un po' come difendere, seppur tardivamente, la loro memoria. Per noi di Alleanza Liberale, Popolare e Autonomie, quindi il progetto di legge ci sembra essere un buon compromesso tra l'esigenza di rafforzare le sanzioni penali e quindi la repressione riguardo a condotte di sostegno a teorie razziste e di odio razziale dall'altra parte, l'esigenza e la necessità di garantire la libertà di ricerca scientifica, di approfondimento dei fatti storici e più in generale la libertà di opinione rispetto ad accadimenti che hanno una rilevanza sia politica che storica. Per questi motivi dichiaro voto favorevole a nome di Alleanza Liberale, Popolare e Autonomie. Grazie. Sì, grazie deputato. Adesso do la parola al deputato Walter Rizzetto. Prego. Grazie Presidente. Dunque Presidente, diciamo che è sottosegretario per l'ennesima volta e anche sulla scorta di quanto affermato dai colleghi, interventi che ho apprezzato in modo assolutamente trasversale, penso che sottosegretario il Governo, ma non soltanto il Governo in questo caso, soprattutto l'altro ramo del Parlamento,